Bravi, bravi, bravi. Cos'altro si può dire se non bravi, bravi, bravi. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati in questo giovedì, come possiamo dire, di pioggia? Ebbene sì, perché anche oggi piove, ragazzi, cioè non se ne può più. Siamo a giugno e siamo chi col giubbottino addosso praticamente a giugno. Mi sembra una follia, ragazzi, è veramente una follia. Siamo annacquati costantemente, almeno una volta al giorno deve piovere 4-5 ore. Ditemi voi se sta cosa è normale. Secondo me non lo è. Come non è normale quello che ha fatto ieri sera l'Atalanta. Ma non il chapeau, il double chapeau, il doppio chapeau, il triplo, inchiniamoci. Ma non all'Atalanta, a come si gioca a calcio, inchiniamoci, a come bisogna... Cardinale, ieri sera io spero che tu ti sia guardato questa partita, io spero davvero, Cardinale, che tu abbia avuto il coraggio di accendere la tua TV da 90.000 pollici incorniciata d'oro e abbia deciso di guardare Atalanta Bayer Leverkusen. Io vorrei che tu l'avessi fatto, io spero che tu lo abbia fatto, perché così, così, tu avresti capito cosa vuol dire giocare a calcio, o meglio, cosa vuol dire, punto uno, avere un allenatore in panchina con le palle che sa quello che deve fare, anche se, ve lo dico sinceramente, a me Gasperini non è simpatico. Gasperini è veramente come quando uscivi da scuola e ti dicevano com'è andata oggi... Uguale. È come quando sei appena entrato in bagno per fare i tuoi bisogni, suona il postino e tu sei in bagno, ma poi fai di fretta e ti dà anche una cartolina verde, le famose cartoline verde. È antipatico ed è inopportuno allo stesso modo. Io non lo sopporto dal punto di vista personale, dal punto di vista anche per quello che ci ha fatto in passato con le sue cavolate che ha detto sportivo. Ma non posso non ammettere che non è un bravo allenatore. Non si può dire niente. L'Atalanta ieri, che poi stamattina leggevo anche un po' di commenti sui gruppi, pare che abbiamo il gruppo Telegram, a proposito, se non siete ancora entrati provateci a entrare nel gruppo Telegram di ACM Style, qua sotto c'è in descrizione il link. Leggevo che ieri sera dicevano ma cos'ha l'Atalanta in più del Milan, alla fine l'organico è nettamente inferiore, qualcuno diceva no. La differenza ieri sera, signori, l'ha fatta la voglia, la volontà e il rispetto della maglia. Questa è stata la differenza ieri sera. L'Atalanta già dal primo giorno che ha messo piede in Europa League ci hanno creduto, hanno voluto portarla a casa e ogni singola partita l'hanno giocata col coltello fra i denti. Ieri sera l'Atalanta ha corso 95 minuti, ragazzi. Non ha mollato un centimetro, a parte il partitone di Lookman, per carità, che ha fatto una signora partita. L'Atalanta ha corso 95 minuti, non si è fermata un attimo. Quella è mentalità, ragazzi, quella è testa, quella è voglia di arrivare a un punto, quella è voglia di vincere, arrivare a un traguardo. E questa mentalità la trasmette sì l'allenatore, ma poi in campo le gambe ce le mettono loro, la tecnica ce la mettono loro, la testa ce la mettono loro. Quindi è un insieme di eventi che deve funzionare bene. Il buon allenatore, che deve essere anche un motivatore, un buon preparatore, e tecnicamente deve essere e tatticamente deve essere intelligente e valido. E in campo c'è chi ascolta quello che gli viene detto e chi ha voglia di fare quello che gli viene detto, ok? Tu metti ad esempio confronto una partita dell'Atalanta recentissima, una partita nel Milan, e dici ma no, cioè non c'è paragone, chiaramente l'Atalanta ha voglia di giocare a calcio, il Milan no. E questo mi fa anche comunque arrabbiare, ragazzi, ve lo dico sinceramente, perché il Milan sulla carta non ha molta differenza rispetto, anzi per certi versi tecnicamente anche superiore, però poi vedi Lookman e dici se Leao avesse voglia di giocare come Lookman è che staremmo parlando di qualcos'altro, no? Di un altro giocatore. Se Leao corresse quanto Lookman, si impegnasse, mettiamola così, si impegnasse quanto Lookman, staremmo parlando di qualcos'altro. Invece no,
E invece no, non è così. Però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque ribadisco i miei più sinceri complimenti all'Atalanta, perché comunque innanzitutto la Coppa, l'Europa League l'abbiamo riportata in Italia, e questo è importante. Secondo, grazie a questa vittoria, e se l'Atalanta non si qualificasse nei primi quattro, noi avremmo ben sei squadre in Champions League. Poi è chiaro che in queste condizioni sei squadre in Champions League, una in Europa League e una in Conference. Però mal che vada sono otto squadre nelle competizioni europee, e direi che per un campionato considerato comunque mediocre, è tanta roba, ragazzi, è tanta roba. Una squadra italiana che si porta a casa l'Europa League in un campionato mediocre è tanta roba. Quindi magari un po' stiamo risalendo, per quello ieri auspicavo che l'Atalanta vincesse, perché serve anche questo. Non serve solo a Bergamo, che hanno meritatamente vinto una coppa, e gli faccio, ripeto, i miei complimenti. Serve anche all'Italia come calcio, ragazzi, questa cosa. Serve tantissimo all'Italia come calcio, è prestigiosa. Non abbiamo portato certo a casa la Champions League, però l'Europa League è la seconda coppa europea più importante, ed è in Italia, è qui in Italia, ragazzi, quindi va bene così. Veniamo un attimo al discorso Pioli. Ieri vi ho parlato comunque dell'esonero, che ormai è cosa fatta. Quello che succede è che arriva come messaggio che praticamente nelle ultime ore stavano discutendo delle modalità. Perché? Perché Pioli non rinuncia, non vuole rinunciare, e per certi versi io direi anche giustamente, no? A quello che gli spetta, perché il contratto gli hanno fatto firmare gli altri e lui ha accettato. E dall'altra c'è il Milan, che non vorrebbe pagare questi 11 milioni di euro compresi tasse, e sta cercando di trovare un accordo. Ci sarebbe un incrocio particolare, cioè che De Laurentiis si tuffasse a capofitto su Pioli e il suo entourage, il Milan contribuirebbe magari in minor parte a quello che è la differenza salariale, oppure la buonuscita minore sicuramente. Se Pioli invece, come pare, sembrerebbe, si prende un anno sabbatico, signori miei, lì ci vuole un accordo. Su questo che stanno lavorando su un accordo e sull'abbassare le pretese di Pioli. Però legalmente non gli si può dire niente. Se lo esoneri, come pare che sia successo, così ci hanno comunicato, devi pagare completamente la quota. I rapporti fra la dirigenza e Pioli non sono cattivi, sono ad onore del vero buoni. Infatti è stato comunicato a Pioli con molta trasparenza e molta tranquillità che il progetto deve andare avanti, ma in un altro modo. Quindi chiaro che Pioli si impunta, ma soprattutto il Milan, come dicevano ieri, Cardinale era incazzato nero dopo comunque il continuo rifiuto di Pioli di trovare un accordo. Allora ha deciso lui di licenziarlo, e a quel punto tu non puoi fare altro che riconoscergli tutto quello che gli devi dare fino alla fine, e sono ben 11 milioni di euro lordi. Perché il Milan sta cercando di trovare alla fine un passo indietro e trovare comunque un accordo? Perché quella cifra ritengono essere pesante anche per una questione di bilancio, e perché inciderebbe poi anche sul discorso prossimo allenatore. Quindi dare 11 milioni lordi a Pioli ti priverebbe del fatto di poter fare qualcosa in più magari con un altro allenatore, che a quanto ci dicono ormai all'85% dovrebbe essere Fonseca. E se fosse così, e ve lo dico in tutta sincerità, onestà e amicizia, io non posso giudicarlo prima di vederlo lavorare sul col Milan, è chiaro, però posso capire quali sono le ambizioni societarie. Sulla piazza c'erano molti allenatori bravi, validi, con idee tecnicamente e tatticamente valide, che sono sicuramente superiori a Fonseca. Il Milan ha scelto comunque Fonseca, per ovvi motivi che tutti ormai conosciamo, non ve li ripeto, ma questo è anche il termometro di quello che il Milan vuole fare. Un allenatore che galleggia, un allenatore che è sì capace a fare il suo lavoro, ma che comunque non è quello che ti dà l'esplosività che vorremmo avere noi, non è quello che arriva e dice io voglio vincere tutto quello che si può vincere. No, Fonseca è uno che arriva e ti dice va bene, questa è la squadra,
se c'è possibilità di avere qualcosa in più è bene, se no mi accontento di quello che ho. Così lavora Fonseca, ragazzi. Fonseca è una persona tranquillissima che si adatta a quello che ha. E poi, non so, sarà un caso, sarà che quando ero in Italia comunque allenavo una Roma sgangherata, però non ha fatto benissimo. Chiaro che con il Milan in mano potrebbe fare qualcosa di più. Ma sostanzialmente, in maniera definitiva, per chiudere questo video, io credo che da Pioli a Fonseca non ci sia questo immenso salto di qualità, non ci sia questa sostanziale differenza sul piatto della bilancia. Io vedo due allenatori molto simili, e allora perché lo mandiamo via Pioli se gli allenatori sono simili? Questa è la domanda che mi faccio. Tanto per tanto, a sto punto, se non devo andare a migliorare, che mi cambia allora? Perché lo state facendo? Poi magari ce lo riveleranno il motivo, no? Io credo che semplicemente sia una mera questione di cambiare per mantenere, ma soprattutto per mettere a tacere poi quelle che potrebbero essere le future discussioni con i giocatori, comunque con soprattutto i giocatori che tanti non vogliono più Pioli, i tifosi che al primo problema poi con Pioli ricomincerebbero a contestare. La cosa che mi auguro io, che spero, che nella partita di sabato contro la Salernitana si faccia sì la standing ovation dovuta a Kier, a Giroud e a Pioli, ma che a parte quella si smetta e si ricominci a contestare vistosamente, perché non siamo, secondo me, sulla strada giusta. Poi arriva Fonseca e ti fa il miracolo, non lo so, però l'impressione non è esattamente quella. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzuoli belli. Intanto vi auguro buon proseguimento di mattinata. Noi come sempre ci sentiamo più tardi, sempre, comunque, ovunque, forza Milan e adieu.